Ciao, sono Selene, sono qui a Sid, che è una piccola cittadina al confine con la Croazia in Serbia. Sono qui da 3 settimane più o meno, quindi dal 2 febbraio. E diciamo che la situazione qui a Sid è particolarmente interessante, soprattutto per quanto riguarda quello che è successo nelle ultime settimane. Prima che io arrivassi, il 25 gennaio, c'è stato un avvenimento in quello che noi chiamiamo lo squat, che è il posto dove noi andiamo quotidianamente per fare le distribuzioni, appunto con i ragazzi migranti che si stanziano in questo luogo di stallo da alcuni da mesi, altri da settimane. Sono più o meno dai 45 alle 50 persone, provengono tutti dall'Afghanistan. E il 25 gennaio tre volontarie, due ragazze tedesche e un ragazzo italiano, si trovavano nel luogo appunto nello squat la mattina verso le 6, le 7, e diciamo che c'è stato un avvenimento con questo gruppo ultranazionalista che si chiamano Cetnici Serbi, che hanno raggiunto il luogo la mattina che c'è una forte collusione tra questo gruppo e la polizia. Hanno raggiunto il luogo per svolgere attività di intimidazione vera e propria, buttando benzina sulle tende, quindi appunto intimidazione anche violenta da parte di questo gruppo, che poi appunto alla fine ha chiamato la polizia. La polizia è arrivata e nel momento dell'arrivo della polizia i volontari erano convinti che la polizia avrebbe preso, diciamo, quelli che erano i veri carnefici, quindi i cetnici serbi. In realtà hanno preso con sé i tre volontari, li hanno portati alla stazione di polizia, sono rimasti lì dalle 6 alle 7 ore senza sapere assolutamente nulla, senza la possibilità di raccogliere la loro testimonianza. È successo questo processo teatro senza alcuna possibilità di spiegare, al termine del quale appunto siamo riusciti a capire quanto in realtà la polizia è collusa con questo gruppo ultranazionalista serbo, ha il diritto e comunque il potere di mandare via i volontari senza appunto alcun crimine commesso. E Non Name Kitchen provvede al sostentamento di due luoghi differenti: uno, quello che noi chiamiamo squat, dove ci sono per la maggior parte 40 persone provenienti tutte dall'Afghanistan, e un altro luogo che noi chiamiamo souk, che è dove ci sono invece arabi provenienti quindi dal Nord Africa piuttosto che dalla Siria. E il motivo secondo il quale appunto abbiamo due luoghi differenti per queste due differenti, insomma, persone, è che ci sono state ultimamente diverse risse tra afghani e arabi, perché loro non riescono a stare nello stesso luogo. Dunque, per questo motivo noi abbiamo due luoghi differenti per provvedere al loro sostentamento. Solo che ultimamente in quello che è appunto nello souk, quindi il posto che noi chiamiamo souk, ci sono poche persone che arrivano, e in questi ultimi giorni stiamo cercando di capire perché. Perché prima avevamo più o meno una trentina di persone che ogni giorno venivano da noi. In questa ultima settimana le persone variano dalle 3 alle 6 persone, quindi sono molto poche, e stiamo cercando di capire se il motivo è dovuto all'intimidazione della polizia o se semplicemente hanno deciso di andare nei campi, di stare lì. E mentre appunto per quanto riguarda lo squat, anche lì, non avendo più un luogo fisso, è difficile avere un conteggio delle persone, perché comunque vanno dalle 30 alle 50 persone quotidianamente.